Ministro, io non utilizzerò le parole moderate che hanno utilizzato i colleghi e noi della Lega non avremo nemmeno un tono accomodante come abbiamo sentito sino ad ora. Perché? Perché siamo di fronte ad una vicenda, anzi a due vicende, Galliano e Esposito, che sono vicende a dir poco agghiaccianti, a dir poco scandalose, perché esattamente in questo momento in cui noi stiamo discutendo abbiamo sul nostro territorio due soggetti, due pluriassassini, due plurievasori che in quanto tali sono anche due pluripremiati. E questa è una vicenda letteralmente indecente. Non ci basta, Ministro, che lei oggi sia venuta a riferire con riferimento ad un vero e proprio bollettino parrocchiale, con tutto il rispetto per i bollettini parrocchiali. Non ci basta una relazione cruda, fredda dei fatti. Servono delle vere e proprie riflessioni, servono delle azioni affinché episodi agghiaccianti e vergognosi come questi non si ripetano. E queste non sono le parole dei leghisti cattivi, come ci hanno ricordato prima i colleghi di SEL. Questa è l'indignazione, questo è lo sconcerto di quei cittadini che oggi vedono liberi sul proprio territorio due soggetti altamente pericolosi che possono tornare a delinquere. Tra l'altro nemmeno sappiamo quanti sono i casi di soggetti evasi che non sono ancora stati portati all'attenzione, perché le ricordo che Esposito è evaso esattamente nella giornata di sabato, oggi è venerdì e le cronache hanno riportato ieri l'evasione di Esposito. Ministro, qui ci sono evidentemente delle responsabilità. Prima il collega Verini ci ricordava che ci sono solo 52 casi di evasione. Noi diciamo ci sono ben e addirittura 52 casi di evasione. Perché andate a spiegare alle 52 o più vittime di questi soggetti che oggi questi due pluriomicidi sono stati rimessi in libertà a causa della politica fallimentare dei permessi premio? Ministro, le responsabilità giudiziarie e tecniche devono essere accertate. Tra l'altro avremmo voluto e avremmo preferito che il Ministro venisse già qua oggi con l'accertamento delle responsabilità. Le parole vedremo, valuteremo, analizzeremo, studieremo, non ci vanno bene davanti a vicende come queste. E quindi già ci dovevano essere le responsabilità. La responsabilità è qua, è stata abbondantemente ricordata da parte del direttore del carcere di Marassi. Non può non sapere il direttore del carcere di Marassi che Galliano è un pluriassassino. Non ci vanno bene le parole del magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Genova che dice che la misura è legittima. Dove è legittima, ministro, questa misura? Non ci vanno bene neanche le parole del vice capo del DAP Pagano, che oggi in un'intervista su Repubblica dice le fughe sono un prezzo da pagare. Certo, sono un prezzo da pagare da parte dei cittadini onesti. E ancora dice che l'Europa ci chiede di osare di più. Ministro, l'Europa può andare veramente a quel paese su questi punti. Responsabilità giudiziarie e tecniche, teste che devono saltare, responsabilità che tocca evidentemente a lei nell'esercizio delle sue funzioni. Ma Ministro, ci sono anche delle responsabilità di natura politica. Queste due evasioni sono il risultato e la certificazione del fallimento delle politiche premiali, degli sconti di pena, dei benefici che vengono dati ai criminali. E questa responsabilità è una responsabilità prettamente e puramente politica che lei e il governo vi dovete assumere. Non è con gli svuotacarceri, non è con gli indulti mascherati, non sono con le politiche premiali nei confronti dei delinquenti che noi risolviamo e assolviamo al compito del sovraffollamento delle carceri. Continuiamo a parlare, e concludo, di abolizione della legge Bossi-Fini, di abolizione della Fini-Giovanardi, di abolizione della legge ex Cirielli, dell'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Ma Ministro, la vera legge che andrebbe abolita o quantomeno rivista e riformata è la legge Gozzini ed è per questo che noi ci impegneremo da qui nel proseguio ad avviare una vera e propria riforma della legge Gozzini, che è la legge che concede benefici e premi a coloro i quali beneficiano
benefici e i premi non li possono meritare. Ministro, siamo a Natale si fanno i regali, ma i regali vanno fatti alle persone oneste e non agli assassini. Bravo.